Sicuramente una delle corse più interessanti dal punto di vista tecnico, questa quinta dal Savio, luci accese dell'autostart per gli 8 cavalli di 4 anni che si affronteranno sul miglio. Lo schieramento 1 è il Diablo LL, 2 Eugenio RL, 3 Emily SSG, 4 Endrigo, 5 Epico dell'Est, 6 e la Luna di Sebigi. In seconda linea 7 Ecuador CR, 8 Ellero. Il pronostico è nettamente incentrato su Endrigo, numero 4, in sediolo Roberto Vecchione. Le alternative Ellero e Eugenio RL. Vicino comunque anche Epico dell'Est. Vediamo le fasi di lancio con la velocità di El Diablo LL, subito attaccato da Eugenio RL e da Endrigo più a largo. Conserva il comando El Diablo LL, Endrigo in terza ruota, ora si accoda in seconda posizione, cerca di farlo Eugenio RL, sopravanzando non completamente però Emily SSG che gli rientra all'interno, insiste Endrigo, ne scaturisce un parziale violentissimo per i primi 400 metri di gara con Endrigo che insiste all'attacco di El Diablo LL, 28 netto il primo quarto di gara e El Diablo respinge ancora Endrigo che a questo punto desiste perlomeno dall'attacco violento, se ne vanno però 600 in 42,6 e questo sicuramente peserà. El Diablo LL che abbiamo visto velocissimo in sgambatura, deciso di correre in testa e in seconda pariglia esterna vediamo Eugenio RL, poi Ellero. Intanto se ne sono andati i primi 800 metri di gara, 57,2 il chilometro è coperto in 1,12,4 con il Diablo che si mantiene in vantaggio, Endrigo che cerca di ritornare dalla posizione di retroguardia, lo scatto di Ellero, Ellero viene via in terza ruota, è quello che ha speso meno. Endrigo intanto liquida El Diablo LL, passa in vantaggio ma deve vedersela con Ellero. Numero 1 El Diablo LL squalificato. La squalifica per El Diablo che ha sbagliato, completamento della curva conclusiva con Ellero che sembra in grado di poter passare su Endrigo che tenta ancora la difesa generosamente lungo la corda. Ellero però sta passando in vantaggio, Ellero ai 100 conclusivi, perfezione il sorpasso e nel finale controlla per allungarsi, facile vincitore, Enrico Montagna ha atteso il momento giusto per l'attacco e alla fine in 1,57,1, 1,13,3 viene a vincere questo miglio per 4 anni incandescente fin dalle prime battute. Andiamo a rivedere le fasi finali con Ellero che passa e vince nettamente, il secondo posto è per Epico dell'Est che a sua volta piega un Endrigo sfortunato ma generosissimo anche questa sera. Successo comunque per Ellero che ricordiamo reduce da uno sfortunato Unione Europea, oggi ha trovato invece schema ideale, alla fine ha messo in campo tutto il suo valore e l'allievo di Ettore Vairani guidato da Enrico Montagna per il signor Roberto Stancari vince molto molto bene in 1,13,3.